Ben ritrovati con Il News, questa rubrica televisiva che anche quest'anno volge al termine per l'anno 2016. Poi avrete opportunità di rivedere ovviamente il riassunto delle nostre puntate che l'Operatore Simone ha confezionato insieme al direttore del teleprogramma Gigi Rimeo durante i primi giorni dell'anno 2017. Quindi, questa rubrica che. È... Oggi vuole proprio illustrarvi quello che è stato il movimento durante il periodo festivo natalizio, quindi le stelle di Natale, la campagna nazionale delle stelle di Natale che è valsa anche per regalare, omaggiare l'ultimo periodico, iNews, che contiene notizie della quotidianità e soprattutto della progettualità del Consiglio, dei volontari, di tutti coloro che hanno donato ed è concretizzato in questo periodico. Le, la rubrica, come vedete, è di stampo natalizio, ma avremo anche la possibilità di lanciare un'altra un apertura, una fotografia con eh, l'amico eh, Enrico Coral. Grazie. Eccoci qua con El News, la nostra rubrica, che questa sera è venuta, se viene, insieme all'operatore Simone, nella località di Prata di Sopra, località che ospita... Eh, in questa location, come vedete dalle immagini, un appuntamento importante, un appuntamento che eh, vuole eh, più che ricordare, continuare il messaggio di Daniel Coral, Coral che è venuto a mancare qualche tempo fa. E questa sera eh, si vuole continuare il suo, il suo messaggio con oh, la. Presentazione del libro postumo Io ho vinto. È un libro che testimonia la voglia di vivere e soprattutto la battaglia che ha condotto e che comunque è riuscito a vincere, nonostante l'esito, come tutti sapete, sia stato quello che è stato. Eh, siamo nella, nella parrocchia di San Simone, nella Pro, eh, che, la, che la Proloco San Simone ha organizzato questa serata, questo appuntamento. Ricordiamo che nella serata ci sono anche coinvolte associazioni come l'Avis, l'Atmo e, e la Fondazione Biasov. Ma in modo particolare l'associazione italiana Mia che rappresentiamo ha un, un momento eh, di sostanziale importanza perché comunque per volere di Dani e dei genitori i fondi che si ricaveranno dalla vendita del libro saranno devoluti proprio per l'AIL e soprattutto per il progetto di ematologia aria vasta portonese per la quale stiamo lavorando in un gioco di squadra numerosi. Volenterosi, ma soprattutto con grande, grande impegno. Guardate le immagini perché è veramente la pena di raccontarvi l'emozione e soprattutto il grande affetto che lega queste persone e questo momento, e, e, e soprattutto il libro di Daniel Coral. In occasione di questa serata speciale qua a Prata di Sopra nella parrocchia di San Simone e quindi con la locale Proloco San Simone, ho il piacere di avere con me Adriano Rossetto che conosco anche per vicissitudini sportive quindi ho approfittato di questa confidenza per strapparlo un po' a questo interessante momento serata che si sta svolgendo e di cui voi vedrete sicuramente qualche immagine grazie all'operatore Simone. Ecco, l'importanza se ne è parlato tanto in questi giorni. Separato in questi anni, eh, siamo qua per una persona. La persona è Daniel Coral. Daniel Coral, che purtroppo ci ha lasciato qualche tempo fa eh, e tutti ne siamo affranti di questa sua eh, scomparsa. Tra l'altro, devo dire che nei primi mesi in cui mi sono eh, incaricato, attraverso, ho avuto l'incarico attraverso il presidente Aristide Colombera di seguire eh, le vicende dell'AIL. Ho avuto modo di conoscerlo e anche di accompagnare eh, Daniel in un eh, tragitto da casa all'ospedale di Udine. Quindi, eh, uno dei Servizi che l'AIL fa a favore delle persone che hanno bisogno, ma vi assicuro che ho avuto modo di conoscere una persona dignitosa, rispettosa, non lamentosa e soprattutto eh, di grande coraggio e di grande trasmissione di fiducia verso il prossimo e con attenzione particolare proprio verso la sensibilità di chi sta, sta meno bene. Eh, scusa questa premessa mi è dovuta perché la dico con il cuore a te che sei di casa e che hai avuto modo di conoscere Daniel e la famiglia questa serata dove si ripresenta il post libro postumo di Daniel. Io ho vinto che hanno voluto eh, dare eh, seguito proprio per... Continuare questo, questa immagine, questo messaggio che Daniel ha sempre portato anche nei momenti meno fortunati, meno felici per lui, di sofferenza. Adriano, eh, a te le parole, in, anche in rappresentanza del consiglio eh, della presidenza della Pro San Simone, che ricordate e siete sempre attenti non solo a questa cosa, ma in modo particolare Daniel. È un momento, un momento abbastanza eh, significativo perché Daniel è sempre stato intanto un, una, un personaggio. Di molto carisma eh, nel paese poi nella Pro Loco. Eh, io ho avuto la fortuna di conoscere Daniel eh, praticamente da una decina di anni fa, quando mi sono trasferito a Prata, e subito è stato uno che eh, mi ha sempre dato entusiasmo per essere nel, nella, nella vita di, di Prata e sono riuscito ad instaurare un grandissimo rapporto grazie proprio per il carattere di Daniel. E un po' la volta anche sì, parlando un po' con i familiari, così un po' con tutti anche i pratensi, e siamo venuti a conoscenza appunto di quello che Daniel stava, stava attraversando e, e subito eh, non poteva non balzare all'occhio eh, la, la, la sua forza di volontà nel, nell'affrontare tutto questo. E mi rimarrà sempre impresso quando ogni giorno diceva: eh, trovavo per strada, ciao Dani, come stai? È e lui. diceva: No, bene, come stai tu invece? Cioè, lui era una cosa, nonostante stesse attraversando quel periodo. Ne hai sempre quella forza di stare, di dare allegria e soprattutto di dare dimostrazioni del suo coraggio. Grazie, Adriano. Tra l'altro, correttamente dobbiamo dire che eh, Dani ha voluto oh, già a suo tempo a tutti i costi che questa serata e eh, quello che lui faceva fosse anche eh, eh, rivolto con l'impegno delle persone che qua c'è tutto esaurito praticamente questa sera e l'impegno di queste persone e le eventuali donazioni fossero devolute all'AIL. Ricordiamo che anche l'Avis e l'Admo hanno contribuito, contribuito alla realizzazione di questa serata, ma mi ricordo perché ero presente anch'io. Una delle ultime parole di Dani è appunto quanto ci tenesse eh, a ricordare in modo concreto e tangibile eh, il, il discorso, l'impegno dell'AIL, che è col presidente Aristide Colombera che è qua, che è impegnato ad ascoltare, quindi non abbiamo modo di sentirlo, come lasciamo nella riservatezza e nella tranquillità di questa serata anche i genitori di Dani che sono qua ad ascoltare, quindi riserviamo proprio questa privacy in questa serata che ha un'atmosfera particolare, la posso assicurare. Un'atmosfera suggestiva, un'atmosfera sì di eh, ricordo, ma un ricordo che nel, nell'area eh, c'è proprio la presenza di un ottimismo che lascia, e la eh, Dani ha lasciato, e que questa pubblicazione ne è la logica continuità: la logica continuità che serve a tutti: serve a tutti perché il messaggio è questo, la sua presenza. La Presenza anche senza libro si respira e respira tanto l'entusiasmo di queste persone e la voglia di essere qua questa sera, così numerosi ma soprattutto così vicini perché questo si percepisce. E quindi questo libro, sicuramente stasera, viene presentato, ma avrà sicuramente il successo che si merita. Acquistatelo tutti. Lail sarà protagonista, nel senso, tra virgolette, non nel senso che vuole essere protagonista, faremo in modo di continuare il messaggio di Daniel, portandolo anche nel, alle persone che sono meno forti. Fortunate, ve lo sapete come ragioniamo. Tra l'altro, i genitori di Daniel sono inseriti nel consiglio dell'AE, quindi avremo modo di testimoniare attraverso la rubrica, il sito e il giornalino che uscirà con le stelle di Natale l'impegno che abbiamo da stasera per Daniele e anche per il futuro. Al consigliere lo ringrazio per la sua presenza e per l'esposizione così chiara di questo momento e, e noi sicuramente ci risentiremo con un'altra rubrica, con altri argomenti ma soprattutto per starvi vicino e star vicino alle persone che sono meno fortunate. Grazie ancora. Spero vi sia piaciuta e gradita la puntata di AIL News con i contenitori e, e contenuti e diversi montati dall'operatore Simone dove abbiamo voluto anche dare spazio, come avete avuto modo di osservare, spero piacevolmente il ricordo di Daniel Coral no? e l'abbiamo voluto proprio metterlo all'interno di questo periodo per ricordarlo ringraziando i familiari e, e tutti coloro che sono vicini a, a Daniel anche in questo momento nonostante la sua dipartenza. Ecco. Poi ovviamente le stelle di Natale nelle piazze di Sacile e di Pordenone e anche mi permetto di sottolineare il grande impegno del punto di ritrovo del pacchettamento al bene di Sacile che è un successo che si ripete ogni anno praticamente con un servizio che anche il Bennett approva e contribuisce, il centro commerciale Salici di Sacile con il direttore Zampieri che appoggia pienamente questa grande offerta che i volontari dell'AIL quotidianamente per un grande periodo di, hanno voluto eh, dare per eh, aiutare i clienti del Bennett a, a confezionare i pacchetti per i regali di Natale con una offerta o, o libero anche senza offerta ma comunque a, a disponibilità. Però vi assicuro che son, si raccolgono ogni anno diverse donazioni che poi ci permettono di realizzare tutto ciò che voi trovate qua ai news, eh, nel periodico ma anche e soprattutto nel sito eh, nostro www.ailportenone.com e anche naturalmente guardando la trasmissione che ha il News con Telepordenone ogni venerdì e ogni sabato. Io rinnovo gli auguri di buone feste a voi, ringrazio tutti coloro che collaborano con l'AI, i volontari, i donatori, il Consiglio, il Presidente e auguro anche un buon inizio e eh, di continuare a crescere sempre così. Grazie al vostro aiuto per le persone che hanno bisogno di aiuto. Grazie ancora.